Mi chiamo Consonni Patrizia e questo breve racconto vuole rendere omaggio al partigiano Ernesto Cattaneo. Ernesto Cattaneo è nato a Olgiate Mulgora il 30 marzo 1891 in una famiglia di mugnai. Rimase orfano fin da piccolo e crebbe nella famiglia degli zii, con i cugini coi quali decise di continuare il mestiere di mugnaio, fino all'età più adulta, quando decise di mettersi per conto proprio. Ernesto era un ragazzo intraprendente, aveva idee lungimiranti e progettò e realizzò con le sue mani un mulino molto all'avanguardia per quei tempi, un mulino che gestì fino al giorno del suo arresto. Il 30 marzo 1944 Ernesto venne invitato dai carabinieri di Brivio a presentarsi per un interrogatorio. Lui si consegnò spontaneamente perché non temeva nulla, ma al momento dell'arrivo alla stazione incontrò lì dei suoi amici coi quali aveva rifornito di alimenti i partigiani. E capì che la situazione non era molto tranquilla. Vennero interrogati e vennero arrestati e portati nel carcere di San Vittore con l'accusa di aver rifornito di farina i partigiani. Ernesto rimase per un periodo a San Vittore e poi venne deportato nel campo di concentramento di Fossoli. Al campo di concentramento di Fossoli rimase fino al mese di agosto. Da marzo ad agosto il figlio Virginio poté andare a consegnare e a prendere della corrispondenza, ma da agosto la famiglia non ebbe più notizie di Ernesto. Ernesto ad agosto venne deportato nel campo di concentramento di Mauthausen e poi nel distaccamento di Dachau. La famiglia ebbe notizie di Ernesto solo il 17 di aprile del 1945, quando ricevette un telegramma nel quale si dichiarava che Ernesto era morto il 26 gennaio del 1945 a causa di un arresto cardiaco. Io sono la nipote di Ernesto Cattaneo, non l'ho conosciuto in vita, ma la mia vita si è intrecciata con la sua da bambina. Nella primavera del 1970, all'età di 5 anni, accompagno i miei genitori che intraprendono questo viaggio alla ricerca di notizie che confermino la triste sorte del nonno. Io ero molto piccola e facemmo visita ad alcuni campi di concentramento di Mauthausen, Dachau e Gusen, finché trovammo il luogo dove il nonno morì e fu stato cremato. Quell'esperienza fu molto forte per me, molto profonda e molto toccante. E segnò il mio legame col nonno, ma anche maturò negli anni una certa sensibilità e tantissime emozioni rispetto a quello che avevo vissuto in quell'esperienza. Io ero molto piccola, ma ho dei ricordi molto vivi di quelle giornate, dei ricordi molto vivi anche molto chiari. Soprattutto mi ricordo l'esperienza molto forte in cui mi offrii volontaria per deporre dei fiori ai piedi del forno crematorio dove era stato cremato il nonno. In quanto arrivammo a questo forno che era chiuso all'interno di una recinzione in un orario in cui era chiuso. E quindi mi offrii volontaria perché ero piccola e potevo essere calata all'interno di questa finestrella per deporre i fiori lì. E questa esperienza mi segnò tantissimo perché mi resi conto di essere come immersa in una bolla di grande dolore che mi portai dentro per tanti anni. Io nella vita mi occupo di arte, sono un'artista. E a un certo punto della mia vita ho avuto la necessità di trasformare tutti questi miei sentimenti e questa esperienza di aver intrecciato la mia vita con quella del nonno Ernesto trasformare in un'opera d'arte. E quindi ho dato vita a un progetto che è un'installazione, il cui titolo è Il nome del pane.
Il nome del pane è un titolo dal valore altamente simbolico, così come tutta l'installazione, che è composta da opere fatte di materiali che io ho trasformato artisticamente. Nell'installazione ci sono anche degli effetti personali, degli oggetti di Ernesto che ho avuto da mia mamma e dai miei zii e che io trasformo per comunicare qualcosa. La scelta di fare questa installazione è innanzitutto perché quando io installo, ogni volta che la realizzo, è come se l'opera viene realizzata di nuovo e ogni volta è come se io mi prenda cura di Ernesto, del nonno che non ho mai conosciuto, e nello stesso tempo tengo viva la sua memoria, il ricordo di quel gesto molto generoso che lui ha compiuto in nome di un alto ideale di libertà, di uguaglianza. Il motivo per cui porto questa installazione ha anche una valenza sociale, in quanto io, dove vengo invitata ad installare, cerco e credo fortemente nell'importanza di coinvolgere anche socialmente le persone del luogo che mi invita. Spesso coinvolgo le scuole o alcune associazioni del territorio proprio nella presentazione e nell'evento di presentazione dell'installazione. Il messaggio che voglio portare, continuando a rendere pubblica questa installazione, è un messaggio di risveglio, soprattutto per le generazioni future, affinché comprendano l'importanza della ricchezza che c'è dietro alla diversità e affinché si impari ad accogliere tutto ciò che è diverso come una grande ricchezza e portatrice di bellezza anche. E inoltre vorrei che passasse anche questo messaggio per cui dobbiamo prenderci cura, noi esseri umani, l'uno dell'altro sempre di più, cura dell'uomo e cura della terra, che è il pianeta che ci accoglie.